Buonasera amici, bentornati. Qui siamo al Ticket to Ride, il format di Il Salottino Blues fatto da Massimiliano. Io sono Paolino. E io sono Riccardo. Riccardo. Di solito. Riccardo, nostro ospite stasera, come potete vedere, è qua al Salottino anche lui. Una cosa nuova che spero vada avanti per molto. Come va, Riccardo? Ma bene, ieri ho suonato, sono un po' stanco, sai, poi quando fai. Poi la testa, cercare. Sì, perché proprio il tuo genere non è proprio il blues. No, diciamo di no. Sono un po' più verso hard rock, heavy metal. Anche se ho passato le varie fasi. Quindi addirittura per tanto tempo ho suonato jazz. I tuoi studi quindi da dove arrivano? Allora, io ho iniziato a studiare con prima autodidatta e poi insieme all'Andrea Lanza. Sì. Che è di Firebird, Firebird musicali. Questa bellissima chitarra da lui, e che diciamo mi ha dato un'infarinatura su tutti i generi musicali che mi ha permesso poi di scegliere un po' quello che volevo fare. E diciamo durante l'adolescenza poi mi sono appassionato, inizialmente appunto ero amante dell'heavy metal, dell'hard rock un po' come tutti, quindi Megadeth, Andrea, esatto, anche lui. Però mi ha dato la possibilità di sperimentare un po' tutto e infatti poi mi sono dato più al jazz, alla fusion, e quindi poi sono andato anche a studiare al conservatorio con Bebo Ferra, prima con Pippo Mortillaro, un altro insegnante di jazz. Dopodiché negli ultimi 3-4 anni, diciamo più 3 anni, sono ritornato un po' alle origini perché ho sentito che era il genere più affine a quello che ero io e quindi tutto qua, quindi ho fatto un excursus, serate tutto spiano. Sì, in questo momento ho due progetti principali, il primo si chiama Motorol e poi The Full, che è il mio trio dove canto e suono la chitarra, e con questi due progetti ho avuto la possibilità di girare tanto anche all'estero e diciamo che l'anno scorso abbiamo avuto la possibilità anche di suonare al Castello Sforzesco di Milano. Ah, abbiamo fatto uno spettacolo insieme a Orfei, Rock Circus, quindi abbiamo mischiato rock al circo. Questo è suo. Davvero? Sì, di Paride. Ecco, Paride è proprio lui, infatti abbiamo accompagnato lui e abbiamo fatto anche dei nostri brani. Ed è stata una bella esperienza perché comunque il Castello Sforzesco è un palco abbastanza prestigioso, feste del rugby eccetera, con tante persone, quindi abbiamo avuto delle esperienze importanti e questo mi ha fatto amare di più la musica rock rispetto al jazz, anche per il pubblico, no? Chiaro, sì, che è diverso, molto più di nicchia. Esatto. Poi adesso recentemente sono tornato un'esperienza, sono stato a suonare sulle crociere nel nord Europa. Di Finlandia, Svezia, Estonia. È un mondo anche lì particolare perché come io non c'ero, però mi hanno detto che è come l'Italia degli anni 80, quindi musica dal vivo, la gente è interessata comunque alla musica suonata, quello che fai, diciamo, quindi sono anche magari loro musicisti e quindi riconoscono quando una persona è brava o meno, insomma. È una bella esperienza anche perché ho avuto la possibilità, perché lì è molto comune, essendo tutte città dove ci si sposta tanto in nave, no? Perché sono appunto nel Mar Baltico, quindi sì, sono molto vicine in linea d'aria, e fanno queste crociere dove invitano artisti importanti della zona, soprattutto rock, perché sappiamo che la Svezia, la Finlandia in particolare, hanno tantissimi gruppi rock e metal di livello davvero alto, quindi ho avuto la possibilità di conoscere queste persone, di vederle suonare, molto bella bello, esperienza. Sì, mi ha dato davvero tanto. Futuro. E allora, attualmente, appunto dicevo, con questo gruppo Motorol stiamo facendo un disco e anche con il mio trio The Full, quindi diciamo questi due progetti ambivalenti dove in uno sono chitarrista e quindi riesco, diciamo, anche nella composizione a fare cose più complesse, perché anche la vocalità del cantante, che sta portando il Pierre, è molto tenorile, quindi abbia la possibilità di fare cose un po' più complesse da quel punto di vista,
mentre col mio trio siamo rimaniamo un po' più sul grunge hard rock, no? Quindi sempre comunque con strizzo sempre l'occhio alla fusion quando scrivo i riff, perché vengo anche da quello, però sfrutto anche la questione della mia vocalità un po' più baritonale, e poi suonare e cantare insieme non ti permette di fare le stesse cose che potresti fare. Chiaro. Quindi un po' quello, però sto cercando appunto di sto scrivendo tanti brani, 2-3 brani sono già usciti, però sono in procinto appunto di fare un disco, che non si fanno più, però veramente è diventato un po', però chi se ne frega, perché a questo punto, vedendo anche come la direzione del mercato, soprattutto in Italia, ormai è inutile ricercare di adattarsi a degli schemi che non sono poi quelli della musica rock, ecco, insomma. Sì, è diventato difficile in Italia. Esatto. Molto difficile. Appunto, settimana scorsa ho intervistato Sara Marston, che è una violoncellista, e anche lei si è trasferita in Olanda, perché in Italia sì. C'è poco. No, infatti anch'io ho avuto un po' di esperienze all'estero, Stati Uniti, appunto Nord Europa, e sì, penso che un domani comunque, se il disco andrà bene, ci sarà un, perché comunque già i pezzi che sono usciti hanno avuto un buon riscontro soprattutto in quelle zone lì, quindi tanta gente mi ha scritto, perché poi abbiamo fatto anche, diciamo, tramite social ci siamo fatti vedere anche più che altro in quelle zone, no? In modo tale da, visto che loro sono più amanti di noi, e hanno ancora band che a livello di, come si dice, mainstream, no? Come noi, c'è la Laura Pausini, loro hanno il gruppo Metal, quindi c'è stato un buon riscontro, quindi chissà che in futuro facciamo una tournée lì, non lo so, si può organizzare in qualche modo, avendo preso i contatti. Bellissimo. Io me lo auguro. Bellissimo. Piano piano, step by step. Le tue chitarre preferite? Allora, chitarre preferite, in questo prima appunto parlavamo, sì. Ero amante della Stratocaster, grazie a Blackmore, insomma, Hendrix, dopodiché anche l'Andrea, il grande insegnante, lui è sempre stato l'espauliano, e mi diceva le spolle più fighe. Ma poi ho capito perché, in effetti adesso sto utilizzando una LTD Les Paul, quindi forma Les Paul con agli AMG appunto sovralimentati, stavano dicendo prima, a telecamere spente. che appunto la particolarità di questa cosa è che ha la possibilità di dare agli AMG un po' più di apertura, quindi solitamente gli 81 sono un po' intubati, quindi quando registro soprattutto sento proprio un po' di scatolatura, e questa cosa della sovralimentazione permette di avere un suono un po' più aperto, e questo mi piace davvero tanto, e la rende un po' più, per assurdo, versatile, nonostante sia più potente. Quindi invece della batteria da 9 volte gliene metti una. Esatto, esattamente. E poi sto utilizzando una Jackson Kelly, che è gialla, un po' tamarra. L'ho vista. E mi piace molto, perché un altro mio idolo chitarrista era Marty Friedman di Megadeth, quindi lui, Kelly, Manetta, Jackson, esatto. Forme strane, e quindi quelle per ora sono, e anche la Flying V, altra forma. Comunque recentemente, perché prima rimanevo sul classico, poi ho iniziato ad apprezzare anche queste forme un po' eclettiche. Sì, sono. Esatto. Ho fatto un video settimana scorsa di una Schecter un po' strana. Sì. Vabbè, qualcuno mi ha scritto, ma è troppo tamarra. Diciamo, poi il rock è anche tamarro. Spettacolo, tamarro è anche spettacolo, certo. Quindi guarda, non so se te la ricordi, la Ibanez dei Kiss, no? Sì, assolutamente. È stranissimo, no? Se poi andiamo sul tamarro, andiamo a prendere la chitarra di Prince. Esatto, sì. O il basso ad ascia. O il basso ad ascia, bravo. No, è importante. E poi sul palco, il feeling con lo strumento è comunque... avere la possibilità di fare spettacolo anche con queste forme un po' così fa tutto. cambia proprio l'approccio, no? Fa tutto tondo. Quindi, esatto. Quindi amplificatore Marshall. Esatto. Poteva anche essere Mesa Boogie, però in questo caso Marshall. Ho un GCM 900 100 watt del 92. Mi trovo molto bene, e davanti metto un tube screamer per dargli un po' più di cattiveria analogico, esatto, analogico,
tutto analogico, e diciamo lo rende più simile al 2000, anche se non è proprio la stessa cosa, però ho bisogno un po' più di gain, e quindi mi trovo davvero bene con 900. L'800 è un amplificatore che amo, solo che è impegnativo dal punto di vista di volume, e poi da spingere, diciamo, non è facile, bisogna mettere pedali, sì, eccetera, quindi dice 900. E non disprezzo neanche appunto i Mesa Boogie, i Dual Rectifier, in fase di registrazione è bello mischiare un po' questi due amplificatori, quindi molto sul classico. Fantastico. Quindi in futuro a questo Marshall gli metterai un 4x12? Sì, sì, perché per ora appunto sto utilizzando una 1x12 della Crate, perché in realtà appunto è una delle poche casse 1x12 che regge 100 watt. La cosa positiva è che, a parte il trasporto, che comunque il cono ha una compressione diversa, perché la 4x12 ovviamente regisce meglio a volumi più alti, quindi la scelta era nata anche per quello. Cono che è pazzesco, diversa, no? Assolutamente, quattro coni, più stereofonica, diciamo così, più stereofonica. Tanta sì, roba. Sì, sì, sì. Quindi è inutile che ti faccia la domanda digitale o analogico, perché... Appunto, digitale bisogna essere un po' dei tecnici informatici, soprattutto sì, adesso che nascono macchine molto complesse, vedo. Però il discorso soprattutto del Marshall come amplificatore molto medioso, che anche dal vivo mi rendo conto che io non devo fare tanti, soprattutto i fonici, non hanno tanti fronzoli, alzano il volume e quello suona bene, come lo metti tutta metà, un po' di medi. Boh, microfono, basta, saluti. Suona già di suo. Mentre altri amplificatori bisogna stare un po' lì a spippolare, c'è un motivo perché Marshall poi ha fatto la storia della musica ed è... Sì, certo. Beh, alla fine penso che sono le due case che si combattono, sono sempre le solite, no? Fender, Marshall, sono quelle due grosse aziende che, se andiamo sul mondo del blues, Joe Bonamassa per esempio, lui è in giro sempre con il suo Fender. Dumble, no. No, non usava i Dumble, no, lui è un fenderiano, lui c'ha proprio un reverb. Sì, sì, beh, poi è chiaro, per i puliti il Fender è il suo modo migliore, certo. Bello, mi è piaciuto questa cosa. Di Schecter cosa ne pensi? Ma Schecter, mi sono innamorato subito quando ho provato per la prima volta la Nix Johnston, che appunto ce l'ho, sempre dall'Andrea Tradate. E all'epoca era appunto forse una delle prime che arrivavano in Italia, e sono rimasto subito innamorato perché appunto cercavo una Stratocaster che un po' più moderna, che mi permettesse un po' di fare fusion eccetera, e manico bellissimo, adesso questa non è la scelta, no, non è la scelta. Manico comodissimo, modernissima, suono vintage che si mischia bene appunto con la concezione più moderna. Che altro dire, secondo me una spanna sopra a tutte le chitarre di quella fascia, e anche più alta, devo dire la verità. Sì, devo dire anch'io che si può parlare male delle altre chitarre. Si può fare quello che si vuole qua dentro, qua siamo anarchici. Fender, soprattutto quelle recenti, non la comprerei mai, assolutamente. Poi da musicista che ho la necessità per lavoro di avere uno strumento affidabile che suoni bene, tutta la vita Schecter. Infatti anche le chitarre un pochino più cattive, non è detto che un domani... ne procuri una sempre Schecter. No, questa che hai è proprio una di bassissimo costo, è una jet. Che però provandola dico all'Harley Benton, saluti assolutamente, sì. Anzi, se non me l'avessi detto ti avrei detto benissimo che è una chitarra sui 500-600 euro tranquillamente, meno della metà. Sì. Sì, devo dire che questa è una nuova azienda che abbiamo conosciuto, che mi ha fatto conoscere Andrea. Ero scettico perché non conoscendo il jet. Scettico. E ho detto, vabbè, ma perché no? Io l'ho provato di tutte, anche dentro, eccetera, eccetera. Quando ho provato questa, ho detto, ragazzi, qua siamo veramente una spanna sopra. Assolutamente, io la potrei usare veramente dal vivo, tasti posati bene. Suono non ho ancora provato, dopo la proviamo. Esatto. Però il feeling... niente da dire. Sì. Bene, dai, molto bene. Bene, io sono contento di averti avuto qui di persona al salottino, e amici, seguiteci per le prossime interviste. Sicuramente ci saranno delle belle novità.
Riccardo, poi vi metterò tutto in descrizione, tutti i suoi link per andarlo a seguire. In bocca al lupo. Seguitemi, seguitemi. Mi raccomando. Anche lui. Mi raccomando. E in bocca al lupo per il futuro e per i tuoi progetti. Si dice crepi ancora. Si dice ancora crepi. Grazie. Buonasera. Ciao. A tutti.